Con i suoi scritti ha saputo cogliere l'essenza, i costumi, gli usi e le tradizioni del suo territorio, della sua terra, madre, donatrice di vita e nutrimento. Tante le sue pubblicazioni come De Sanctis, ritratto per interposta persona. È stato un poeta e uno scrittore calitrano, ma non solo, io direi è stato un poeta e uno scrittore punto, e che ha lavorato tanto per la sua terra, ha studiato tanto è stato anche appunto un punto di riferimento per i giovani che lui aveva conosciuto, che allevava. Lui era un professore di teologia e aveva secondo me una grande forza, d'animo, una grande capacità di tirare a sé le persone. Era paziente Alfonso, era dolce, ma era profondo. Ad Alfonso Nannariello, Conversazioni in Irpinia, la rassegna ideata e diretta da Emilia Bersabea, Cirillo e Franco Festa, ha tenuto un incontro, riflessione dal titolo In memoria di Alfonso Nannariello, conversazione con il figlio Emanuele, amici e poeti irpini. Quanto è oggi importante parlare delle origini, delle proprie radici. Beh, noi soprattutto vorremmo riflettere su che significa restare in Irpinia oggi e devo dire che abbiamo avuto bellissimi incontri, bellissime riflessioni, sia da chi è fuori e sia da chi sta qui e testimonia con col suo lavoro, insomma, l'importanza della permanenza, appunto. Nato e vissuto a Calitri, Alfonso Nannariello non solo è stato uno stimato professore, ma anche un poeta, uno scrittore, molto apprezzato per le sue doti umane, autentico punto di riferimento a livello culturale. Per me era mio padre, semplicemente questo. Però sono consapevole del fatto che sia una persona importante anche per tutta la comunità di Calitri e penso anche, senza falsa modestia, anche per l'Irpinia. Sono milioni di insegnamenti che mi ha lasciato e trovarne uno tra tanti non è semplice. Magari, come dicevano poco fa, il rapporto con la famiglia, con la nostra terra, mi sento fortemente radicato sia alla mia famiglia che alla mia terra, quindi sono felice di vivere qui e spero di restare e che le cose vadano un po' meglio per questa terra che merita più di quanto sta ricevendo.